Convivere con una malattia cronica come l'emofilia ha un forte impatto non solo sul paziente, ma anche sull'intera famiglia, a causa dell'imprevedibilità della malattia che può causare preoccupazioni nella vita quotidiana. È per questo che il paziente deve essere seguito da un team multidisciplinare che prevede anche la figura fondamentale dello psicologo, che deve coinvolgere anche l'intera famiglia. Ne parliamo con la dottoressa Maria Francesca Mansueto e con Giuseppe, una persona con emofilia. Allora, Giuseppe, iniziamo da te. Cosa vuol dire per una persona giovane come te vivere con l'emofilia? Nel mio caso personale, io l'emofilia ha sempre fatto parte di me sin dalla mia nascita. Io sono nato con emofilia grave con inibitore. E, diciamo, l'emofilia non è una malattia così grave da limitare in un certo senso un ragazzo. E, nel mio caso, io sono stato limitato perché ho avuto svariati problemi, operazioni in testa, varie parti del corpo, cateterini centrali per fare le infusioni e in più 5-6 anni fa sono stato in sedia a rotelle per 3 anni e mezzo, quasi 4 anni. Quindi a me personalmente ha limitato molto, diciamo. Allora, oggi io posso dire che vivo una vita tranquillissima e infatti mi sono iscritto anche alla patente, ho quasi preso la patente e poi forse prenderò anche patente per la moto perché è una passione che ho io fin da piccolo. Posso dire che oggi sono tranquillissimo. Dottoressa, qual è il ruolo dello psicologo nel percorso di un paziente affetto da questa malattia? La letteratura insiste sulla necessità di abbracciare il fenomeno delle malattie rare a più mani, coinvolgendo gruppi multidisciplinari che lavorino in modo integrato ed organizzato, in cui l'intervento dello psicologo, insieme ad altre figure, si esprima in tutte le fasi assistenziali. L'obiettivo, quindi, è riuscire a leggere segni e sintomi di un percorso complesso, che ha inizio con la comunicazione della diagnosi e prosegue fino all'accettazione della malattia. Un processo che richiede tempo e prevede di supportare il paziente in quella che viene chiamata educazione terapeutica, che prevede l'analisi dei limiti e delle risorse della malattia nelle varie fasi di sviluppo. Ad esempio, conoscere le caratteristiche della malattia permette al bambino a partire dai 7 anni di età di partecipare attivamente alla sua gestione, di dare significato ad un dolore o essere in grado di riconoscere un evento emorragico, sentirsi quindi rassicurato emotivamente e sentirsi anche un po' più autonomo. Oppure l'adolescente che, oltre ad affrontare i cambiamenti legati proprio a questa fase di sviluppo, deve fare i conti con le caratteristiche di continuità e di pervasività dell'emofilia, correndo il rischio di identificarsi con la malattia e determinare così un progressivo distacco non solo da se stesso, non riconoscendosi più, ma anche dai contesti che fino a qualche tempo prima gli erano familiari e provocando anche una sensazione di frustrazione molto forte. O l'adulto che è impegnato a perseguire il proprio progetto di vita familiare e professionale deve scontrarsi con un sociale che non è sempre pronto ad accettare ciò che non conosce. Quindi è molto importante fin dall'inizio, da parte dei clinici, identificare un trattamento a più livelli che tenga in considerazione il benessere psicofisico del paziente, come l'età, il livello culturale, le aspirazioni personali, i valori, la qualità della relazione, dal momento che la malattia, nelle varie fasi di crescita, può modificare il ruolo sociale, mettendo in discussione il suo senso di sicurezza e la sua stabilità. Giuseppe, ci racconti la tua esperienza. Quanto ti è stata d'aiuto la figura dello psicologo sia per te che per la tua famiglia? Soprattutto alla mia famiglia è stata di grande aiuto e anche a me, giustamente. Non mi ricordo tutto perché la maggior parte del tempo che passavamo con la psicologa io ero molto piccolo, però di come mi raccontava mia madre, praticamente la psicologa l'ha aiutata più che altro nel fatto quando io ho avuto l'emorragia cerebrale e il Potter che era collegato al petto, che è stata un'esperienza molto critica. E ha aiutato tantissimo mia madre a superare anche, diciamo, una sorta di momento di depressione, ecco. Quindi c'è stata molto vicino a parlargli,
sempre, cercare di spronarla, di andare avanti. Dottoressa, perché è importante coinvolgere anche la famiglia o comunque il caregiver nel percorso di cura del paziente e come va affrontato questo percorso? Dal momento della comunicazione della diagnosi cambiano i tempi, le priorità, le scelte, le proprie abitudini e le aspettative sul futuro. In particolare, per quanto riguarda i genitori e i piccoli pazienti, il compito dello psicologo è quello di accompagnarli nell'affrontare le eventuali difficoltà legate alle fasi dello sviluppo nei vari contesti sociali. L'emofilia, lo diciamo sempre, è una malattia curabile ma non guaribile e la reazione dei familiari alla comunicazione della diagnosi rappresenta un fattore di notevole importanza e di incidenza proprio nel processo di accettazione e di adattamento alla malattia stessa. L'obiettivo quindi è quello di favorire il riconoscere che l'emofilia è una parte della propria realtà e che nel processo di ridefinizione del sé familiare ciascun genitore non si deve identificare esclusivamente con la condizione di avere un figlio affetto da una malattia cronica, ma riconoscere di essere e di poter essere tanto altro. E questo vale sia per le famiglie con un bambino emofilico che per il caregiver dell'adulto. Lo psicologo è chiamato a supportare la famiglia nell'affrontare scelte che spaziano da diversi temi, ad esempio il tema dell'inserimento al nido, della scuola materna, i capricci attraverso cui i piccoli pazienti esprimono il disagio riguardo la somministrazione della terapia, le domande scomode dei bambini che possono imbarazzare i genitori, lo sport adeguato e gli eventuali smarrimenti dei figli, soprattutto se adolescenti o giovani adulti. Altro aspetto è l'impatto dell'emofilia all'interno della famiglia, che può provocare un blocco evolutivo oppure mettere ancora più in evidenza le risorse di quella famiglia. Quindi il percorso con lo psicologo prevede di analizzare e intervenire sulla relazione di coppia per evitare che questa possa essere messa in crisi. Ma più in generale, il ruolo dello psicologo in questo caso è favorire uno scambio funzionale all'interno della famiglia che permetta a tutti i membri, figli compresi, di esprimere il proprio pensiero e il disagio eventuale rispetto alle diverse sfaccettature della malattia e alle sue ripercussioni nel sistema familiare.